Ciao ragazzi, io sono Ricudo, benvenuto in questo nuovo video. Lo so, non porto gameplay da PlayStation che non so quanto tempo. Perché in beta mi sta scaricando un gioco e ci vuole, sta scaricando per. Ci sta mettendo. Grazie a sta canzone, Sentite, guardate. You are not alone di Michael Jackson. Che cazzo, mi fa dormire in aria? Io ora mi sono svegliato, vaffanculo. Che palle. Va bene, comunque torniamo a noi. No. Torniamo a noi. Allora, in pratica, ieri sera mi partiva qualcosa per la testa. Che ne dite di fare? Di iniziare una nuova serie su Naruto Ultimate Ninja Storm 4? Fare come chiama Joseph the Gamer dei What If, ma vi faccio vedere meglio per chi lo conosce e segue la serie di Dragon Ball F come la seguo io. Oppure quella di Godex, Dragon Ball Super Multiverse. Andiamo su. Comunque stasera poi finita in tendenza addirittura. Vedete, per creare dei what if. Eccolo qua, ad esempio, eccolo qua, faccio vedere questo. Voi sapete bene che ci sono tanti guerrieri Saiyan. Vedete, meglio creare dei what if su Dragon Ball. Vabbè, lui lo crea su Dragon Ball Xenoverse. Io voglio invece voglio creare su Naruto Ultimate Ninja Storm 4, ma non usando le mod per computer. Stesso sulla PlayStation. In pratica pensavo a invertire le cose. Anziché Naruto essere il personaggio principale e Sasuke. E di vedere come cambia la storia di Naruto se ci sta Sasuke al posto suo. Ovviamente cambieremo alcuni particolari. Comunque pensavo di portare questa serie anche sul mio canale, che in pratica non è che gli copio la serie, gli copio il format, come dice stesso lui. E non so che cazzo di che cosa sia questo format, però vabbè, non fa niente. A Joseph gli fa piacere che comunque vede gente che gli copia le cose, lo rende felice, capito? Quindi vuol dire che questa serie ha spopolato. Infatti quello dice 400.000 visualizzazioni solo per un episodio. Quindi pensate poi, è finita pure su 23 su tendenza. E in pratica vorrei portare questa serie What If sul canale, su Naruto. Quindi se vi va, fate una cosa nei commenti. Ma per ora sto fermo, non mi muovo perché non sa mai qualcuno mi dice se copione qua, là, copio la serie. Che poi è bello, io non c'è Dragon Ball Xenoverse né uno né due, direttamente su Naruto lo faccio. Quindi se vi va, vi fa piacere, fatemelo sapere. Ma a breve, se tutto va bene, vi carico pure DC Universe Online perché mi devo creare ancora i personaggi perché sto ancora scaricando, sono 2 ore che sto scaricando, non è cazzo scaricato. Beh, non c'è niente, non posso io, ciao ragazzi.